È un'opera fondamentale che fa parte di un sistema molto complesso che è quello delle casse di figline, che sono in parte già realizzate, anche la stessa Pizziconi, il primo lotto è finito, per i Prulli le opere sono finite, per Restone le opere sono finite e per i Prulli è in corso la gara per affidamento dei lavori. Questa è un'opera particolarmente significativa perché non consentirà di aumentare i volumi di invaso, la cassa è già in funzione, invasa oltre 3 milioni di metri cubi di acqua, ma funzionerà come un rubinetto, ci consentirà di gestire l'accesso direttamente dall'Arno con i tempi e le modalità necessarie per regolare meglio la piena, che appunto è un'opera fondamentale, come diceva lei, a valle, cioè salverà in qualche modo l'abitato di Firenze e quindi è un'opera particolarmente significativa. Dal punto di vista ingegneristico un'opera complessissima, sono tre scatolari di 15 metri per 6 metri che verranno spinti sotto l'autostrada senza mai interrompere il flusso del traffico, in parte sono già stati spinti per circa 2/3, manca l'ultima parte, ma è fondamentale insomma, stare attenti diciamo così, alla sicurezza e anche non dividere il paese in due, perché questo tratto autostradale è assolutamente fondamentale per la mobilità del paese, quindi un'opera ingegneristica davvero importante, anche affascinante, lavori davvero complessi per i quali non si può che fare i complimenti alla ditta e al genio civile che li sta seguendo.